tematiche. Diamo inizio alla seduta di laurea iniziando con le lauree triennali. Il primo candidato è Altieri Fabio, relatore Aurim, controrelatore De Rico, e presenta una tesi dal titolo Cristallizzazioni sotto spiro di elastomeri a base di copolimeri etilene propilene a bassa temperatura. Sono andato a studiare delle trasformazioni strutturali che avvengono in un copolimero a base di etilene e propilene per l'effetto combinato della bassa temperatura e della della deformazione tensile. I copolimeri a base di etilene e propilene sono elastomeri con un contenuto di etilene che va dal 45 all'85% in peso e sono indicati commercialmente con la sigla EPM e o EPDM, dove M sta ad indicare che la catena principale è una catena satura, allora, come dicevo, commercialmente si usa la sigla EPM o EPDM per indicare questi elastomeri, dove M sta ad indicare che la catena principale è una catena satura, mentre la sigla D sta ad indicare un'eventuale presenza di un terzo comonomero, che è un diene, e serve ad aggiungere come sostituente laterale lungo la catena la presenza di doppi legami. La presenza di doppi legami lungo, come sostituenti laterali lungo la catena, fa sì che questi elastomeri possano essere cristallizzati. In un precedente lavoro svolto su EPM e EPDM è stato visto, come si vede nei DSC endotermi, che hanno una temperatura di transizione metrosa che varia tra i meno 60 e i meno 50 gradi centigradi. Dopodiché presentano un'altra endoterma diffusione tra la temperatura di transizione metrosa e la temperatura ambiente. Ciò indica che, oltre ad avere una cristallinità residua a temperatura ambiente, fanno la possibilità di cristallizzare anche sotto spiro. Lo scopo della mia tesi è stato di andare a determinare i cambiamenti strutturali che avvengono a meno 10 gradi centigradi, che si verificano su scala delle lunghezze della cella elementare e della disposizione lamellare cristallina, per un effetto sinergico tra la bassa temperatura, lo spiro e il rilassamento della tensione. In particolare il mio lavoro di tesi è stato un'analisi di big data, in quanto sono andato ad elaborare circa 500 immagini bidimensionali BACS e SATS per un totale di oltre 1500 profili estratti. Ciò significa che mi sono dovuto confrontare con un'enorme quantità di dati e per fare ciò mi è servito l'ausilio di alcuni software come ad esempio può essere Qt2D, Bubble, Origin Lab ed Excel. Il campione che ho analizzato è un elastomero EPM73 in cui abbiamo una percentuale in peso di etilene del 73% e una percentuale in peso di propilene del 27%. È un campione che è un polimero che è prodotto dall'azienda olandese Arlantisio ed è venduto con nome commerciale di K2070P. I dati da me analizzati sono stati raccolti presso il centro ESRF in Francia, a Grenoble, utilizzando l'alto flusso di raggi X generati da luce di sincrotrone. In particolare sono stati raccolti dati di diffrazione raggi X al basso angolo e all'alto angolo simultaneamente insieme alle curve sforzo deformazione. Come si può vedere nel ciclo di steresi, il campione è stato portato ad una deformazione massima di circa il 400%, dopodiché è stato mantenuto a questa deformazione per un tempo di 10 minuti in cui avviene dello stress relaxation. Dopodiché il campione è stato rilassato e al termine del ciclo di steresi presenta una deformazione permanente del 200%. La velocità con cui il campione è stato rilassato, è stato stirato ed è stato rilassato è la stessa, è di 10 mm al minuto.
Dalle immagini bidimensionali VATS sono andate ad estrarre i profili equatoriali, mentre dalle immagini bidimensionali SATS ho estratto i profili equatoriali, radiali e meridionali. Come riporto in figura, si possono vedere delle immagini VATS bidimensionali a deformazioni caratteristiche. Come si può notare, a deformazione dello 0% abbiamo il riflesso dovuto ai piani cristallografici 110100 relativi alla forma ortorombica e o pseudo-esagonale del polietilene, e vediamo che i campioni, i cristalli non sono orientati, per cui il presente non è del Bay-Scherrer. All'aumentare della deformazione invece il riflesso polarizza sull'equatore, e ciò significa che i cristalli si stanno orientando con gli assi di catena parallelamente alla direzione di stilo. In fase di rilassamento della tensione il riflesso è sempre polarizzato, però vi è una perdita parziale dell'orientazione. Dalle immagini bidimensionali VATS sono andate ad estrarre i profili equatoriali e possiamo notare che a circa 14 nanometri alla meno 1 è presente un picco di Bragg. Ciò è dovuto al riflesso della forma 110100 delle forme ortoromiche o pseudo-esagonali del polietilene, e possiamo notare che all'aumentare della deformazione questo riflesso diventa sempre più definito e sempre più stretto. Ciò è dovuto al fatto che i cristalli si orientano parallelamente con gli assi di catena parallelamente alla direzione di stilo. In fase di deformazione, in fase di rilassamento della tensione invece, nonostante sia una perdita parziale dell'orientazione, ma non vi è una grossa variazione dei profili di Bragg. Invece dall'analisi dei dati SACS sono andato ad estrarre i profili radiali e li riporto prima e dopo correzione del fattore di Lorentz. Nel grafico con il fattore di correzione di Lorentz è possibile vedere che presenta un picco di correlazione da cui sono andato a ricavare la distanza interlamellare, che è di 14,6 nanometri. Questo picco di correlazione all'aumentare della deformazione prima diminuisce fino a che scompare del tutto. Ciò è dovuta ad una perdita della correlazione delle lamelle sul profilo longitudinale. Il picco di correlazione ricompare in fase di rilassamento della tensione a deformazioni basse, da cui sono andato a ricavare che la distanza interlamellare dopo deformazione diventa di 9,4 nanometri. Nel confronto tra i profili SATS radiali, meridionali ed equatoriali vediamo che a deformazione dello 0% i tre profili coincidono, mentre all'aumentare della deformazione abbiamo che il profilo radiale e il profilo equatoriale coincidono, mentre sul profilo meridionale è presente un picco di correlazione. Ciò è dovuto alla formazione di nuovi cristalli fibrillari. In fase di rilassamento della tensione il picco di correlazione sul profilo meridionale è sempre presente, ma questo tende ad aumentare al diminuire della deformazione. Ciò è dovuto ad un aumento del contrasto tra densità elettronica tra fase amorfa e fase cristallina e ad una perdita della correlazione longitudinale. In conclusione posso dire che nel ciclo di steresi si nota che l'elastomero arriva a una deformazione massima del 393% e poi a termine del ciclo di steresi presenta una deformazione permanente del 200%. Nel campione non deformato i cristalli non sono orientati, ma questi si orientano sotto deformazione e poi al termine della deformazione perdono parzialmente questa orientazione. A deformazione dello 0% abbiamo una distanza interlamellare che è di 14,6 nanometri, che diviene poi di 9,41 nanometri al termine del ciclo di steresi. A seguito dello stilo si ha un passaggio da una morfologia lamellare disorientata ad una morfologia fibrosa. Ciò implica una distruzione dell'assetto lamellare iniziale attraverso una fusione meccanica. Questa trasformazione in morfologia fibrosa spiega perché il campione a termine del ciclo di steresi presenta una deformazione permanente, e quindi sicuramente è avvenuta una deformazione elastica, ma è avvenuta anche una deformazione plastica. Grazie. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, l'analisi di Big Data, allora, i dati a me sono stati forniti, non li ho raccolti io presso il centro in Francia, e dato che era un numero grosso di dati, ho dovuto utilizzare appunto diversi software, da cui sono andato a ricavare le immagini bidimensionali,
E poi tramite ad esempio Origin sono andato ad effettuare dei fitting lineari in cui sono andato a ricavare ad esempio le rette di taratura per assegnare ad ogni numero di frame la deformazione corrispondente. Poi ad esempio ho utilizzato anche Tesel per andare a ricavare ad esempio la posizione del massimo del picco di break che troviamo nei profili equatoriali. Sì, ho visto delle mato. Sì, ho visto delle mato. Delle mato specifiche che avete messo a punto per accettare. Altre domande? Ok, ti ringrazio. Grazie. Prossimo candidato è Caliendo Ilaria, relatore Turco e Tesser, controrelatore Esposito. Il titolo della tesi è MOF, sintesi, proprietà e attività nella catalisi eterogenea. Buongiorno a tutti. In questo lavoro di tesi è stato approfondito lo studio su materiali porosi, denominati con l'acronimo MOF, Metal Organic Framework, che ha suscitato un crescente interesse non soltanto nel mondo accademico ma anche nel mondo industriale, dato l'aumento del numero di pubblicazioni negli anni. In particolar modo, come potete osservare dall'andamento delle pubblicazioni, si è avuto una vera e propria crescita di tipo esponenziale dagli anni che vanno dal 2001 al 2019. Ma che cosa sono le MOF? Le MOF sono sistemi ibridi inorganici e organici costruiti dalla combinazione di ioni metallici con legami organici mediante legami di coordinazione per formare strutture cristalline in una, due o tre dimensioni con porosità permanente. In realtà le MOF possono essere sintetizzate a partire da una grande varietà di componenti inorganici e organici consentendo di ottenere diversi tipi di strutture. In realtà, per quanto riguarda la sintesi MOF, si possono utilizzare diversi tipi di tecniche. La tecnica comunemente utilizzata è la sintesi idrotermale o sorbotermale, che consiste nel mescolare due soluzioni contenenti il componente inorganico e il componente organico a temperatura ambiente o in condizioni idrosorbotermali. In particolar modo, diciamo che una grande varietà di atomi nei loro stati di ossidazione stabili, come alcalino terroso, metalli in transizione o terre rare vengono usati con successo nella sintesi MOF. Come componenti organici, le molecole rigide come sistemi aromatici coniugati sono di solito preferite rispetto a quelle flessibili, consentendo di ottenere delle strutture MOF porose e cristalline stabili. Negli anni sono state poi sviluppate diversi tipi di tecniche mirate soprattutto a ridurre i tempi di cristallizzazione. Tra queste rientra la sintesi mediante l'utilizzo di microonde, e i vantaggi principali rispetto alla sintesi sorbotermale sono la selettività di fase e il facile controllo della morfologia. Si può ricorrere poi ad altri tipi di sintesi come la sintesi elettrochimica o sonochimica. Quest'ultima in particolare, mediante nucleazione omogenea accelerata, consente non soltanto di ridurre i tempi di cristallizzazione, ma anche di ottenere una riduzione significativa delle particelle MOF risultanti rispetto alla sintesi convenzionale sorbotermica. Un'altra strada è poi la sintesi meccanochimica, che consiste in una rottura meccanica delle lame intramolecolari con successiva trasformazione chimica, consentendo di ottenere delle rese quantitative di piccole particelle MOF in breve tempi di reazione, in genere in intervallo compreso tra i 10 e i 60 minuti. Per quanto riguarda i principali termini di confronto, per illustrare le proprietà di questi materiali vi abbiamo le solite. Dal confronto si evince che le MOF sono caratterizzate da alta porosità, alta superficie specifica. A differenza delle zeoliti che presentano dimensioni dei pori fitte e dell'ordine di qualche nanometro, le MOF sono in grado di realizzare delle strutture che differiscono per dimensione, forma e proprietà. Tuttavia le MOF non presentano la stessa stabilità termica e chimica delle zeoliti, risultando eccellenti catalizzatori in fase liquida.
Partendo da queste considerazioni è stata allora analizzata la letteratura esistente sull'utilizzo di moppe in catalisi, in particolare l'attività di una moppe come catalizzatore può essere valutata effettuando un confronto con catalizzatori tradizionali. Si considera il caso della cianosilazione di aldeidi, un'importante reazione della chimica organica che porta alla formazione di nuovi legami carbonio-carbonio, condotta mediante l'utilizzo di diversi catalizzatori a base di zirconio. I risultati dell'esperimento dimostrano come i catalizzatori MOP a base di zirconio presentano un funzionamento simile ma ottimale e superiore rispetto al catalizzatore omogeneo disponibile in commercio tetracloruro di zirconio. Tuttavia la loro attività non è paragonabile rispetto alle zeoliti, consentendoci di dedurre come le MOP non potranno andare a sostituirsi alle tradizionali zeoliti. In realtà le MOP, oltre che essere utilizzate in reazioni di cianosilazione di aldeidi, possono essere utilizzate in tanti altri tipi di reazioni. In questa tabella infatti sono stati selezionati esempi di MOP utilizzate ad esempio in reazioni come la condensazione di Novalanche, l'addizione aldolica, le ossidazioni delle fine, l'ossidazione di alcol e reazioni di sostituzione elettrofila aromatica come acilazione di Fiedelkraft e acilazione di Fiedelkraft. Conducendo questo studio, in particolare l'analisi si è centrata sull'utilizzo di MOP in reazioni di esterificazione e transesterificazione, come ad esempio MOP contenenti zirconio, utilizzate nell'esterificazione di acidi grassi liberi, e MOP funzionalizzate con ammine nella transesterificazione di trigliceridi, consentendo di ottenere conversioni superiori al 99%. In realtà l'esterificazione e la transesterificazione rappresentano modelli per la sintesi di biodiesel, che rappresenta una forma di energia rinnovabile per la sua biodegradabilità, non tossicità e per il basso contenuto di inquinanti presenti nelle emissioni. In realtà la reazione di esterificazione prevede una reazione tra un acido grasso e un alcol in presenza di un catalizzatore acido, determinando la formazione di alchilesteri di acidi grassi e acqua. Nella reazione di transesterificazione il triacilglicerolo reagisce in eccesso di acqua, la reazione può essere catalizzata sia da acidi che da basi, determinando la formazione di alchilesteri di acidi grassi più glicerina. In realtà esistono varie MOP che possono essere utilizzate nella sintesi di biodiesel. Il gruppo di ricerca con cui ho condotto la tesi ha già esaminato l'utilizzo della MOP 5 nella reazione di transesterificazione ed esterificazione partendo da oleesalti. La reazione di transesterificazione partendo da oleesalti va condotta in un ambiente acido, poiché gli oleesalti presentano un elevato contenuto di acidi grassi liberi, lavorare in un ambiente basico potrebbe far innescare la reazione di saponificazione, comportando una diminuzione della resa in biodiesel. In realtà la MOP 5 si presenta sotto forma di due strutture, abbiamo la struttura cubica e la struttura tetragonale. Quando si parla invece di blend MOP 5 è una struttura che le racchiude entrambe presentando un maggiore contenuto della struttura tetragonale. Dai grafici quindi riportati possiamo vedere come sia in termini di conversione dei trigliceridi in acidi grassi liberi che rese metilesteri la blend di MOP 5 risulta essere migliore rispetto alla struttura cubica e tetragonale. Altri esempi abbiamo MOP 808, ZIP 8 e 1125 utilizzati nell'esterificazione di acido oleico e metanolo. Il grafico riportato mostra l'attività catalitica, ovvero la resa percentuale del metilo oleato ottenuto, messa a confronto nei casi in cui la reazione venga condotta in assenza di catalizzatore, utilizzando un catalizzatore tradizionale di alluminio e catalizzatori MOP selezionati. Con il risultato che quando si utilizzano i catalizzatori MOP si ottiene una maggiore resa rispetto ai casi in cui la reazione avvenga in assenza di catalizzatore o con il catalizzatore tradizionale di alluminio. A questo punto, partendo da questi studi, è stata analizzata la letteratura esistente sull'utilizzo di una particolare MOP appartenente alla classe delle ZIP, la ZIP8, in reazione di transesterificazione. La ZIP8 presenta una discreta reattività in questo tipo di reazione che può essere catalizzata sia da acidi che da basi, in quanto le fasi determinanti per questo tipo di reazione sono l'attivazione nucleofila dell'alcol mediante deprotonazione grazie ai siti di base e l'attivazione dell'elettrofilicità dell'estere grazie ai siti acidi. Dunque, tenendo conto di ciò, la forte reattività della ZIP8 è dovuta alla grande varietà di siti acido-base che troviamo sulla sua superficie. Quali sono questi siti? Abbiamo siti acidi di Lewis, zinco 2, siti acidi di Brost e di gruppi amminici, siti basici come gruppi ossidrilici e partenne libera appartenenti eleganti. In conclusione, dunque, possiamo dire che le MOP, per le loro eccezionali proprietà, non trovano utilizzo soltanto in catalisi eterogenea, ma anche in tanti altri tipi di applicazioni come la separazione chimica, l'assorbimento e la fotocatalisi. Tali materiali presentano proprietà simili a materiali tradizionali inorganici come le zeoliti e in alcuni casi consentono di superare i limiti di queste, soprattutto per quanto riguarda la catalisi eterogenea in fase liquida. Altra
attraverso lo studio di MOF in esterificazione e transesterificazione sono state allora poste le basi per un futuro studio sperimentale in cui si vedrà l'utilizzo della Z-POT in reazione di transesterificazione partendo dagli esausti per la sintesi di Diesel. Grazie per l'attenzione. Grazie Ilaria. Ci sono domande? Grazie. Sicuramente diciamo che c'è presente una facile adattabilità, quindi questo comunque fa sì che la loro applicazione possa essere ottimale per questo tipo di sintesi. Sì. No, io in realtà la parte sperimentale non l'ho potuta seguire, quindi no, non l'ho fatta la parte sperimentale. Altre domande? Allora, grazie. Prossimo candidato è De Marino Giuseppe, relatori Ruffo e Melchiorre, controrelatore Russo. Il titolo della tesi è esterificazione di acidi grassi catalizzato da zinco. Salve a tutti. La continua sensibilizzazione verso processi e fonti di energia rinnovabili ha aperto la strada alle biomasse. Queste vengono definite come una qualsiasi sostanza di matrice organica, vegetale o animale, destinata alla produzione di energia e di materia. Il 5% delle biomasse è costituito da oli vegetali. Non sono altro che una miscela di acidi grassi che possono trovarsi o in forma libera oppure come estere del glicerolo. Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità verso queste molecole, dato che le lunghe catene carboniose le rendono simili ad alcune frazioni del petrolio. Sono facilmente reperibili in ogni parte del mondo e, data la loro natura, possono essere classificate come fonti rinnovabili. Un esempio è l'acido oleico, che è uno tra i costituenti più abbondanti degli oli vegetali nell'area mediterranea. Questo può essere isolato da materiali di scarto dalla produzione dell'olio d'oliva oppure dalle colture di cardo. L'acido oleico presenta un doppio legame in conformazione cis tra il carbonio 9 e il carbonio 10, che lo rende interessante dal punto di vista produttivo, dato che l'ossidazione parziale o totale di questa molecola permette la formazione di prodotti di elevato interesse industriale. Sono stati quindi sviluppati dei sistemi catalitici che vedono l'utilizzo di acido tungstico e acqua ossigenata per far avvenire appunto questa reazione. Questi sistemi catalitici vanno a sostituire l'ossidazione in presenza di ozono, dato che quest'ultimo è un ossidante molto energetico e problematico dal punto di vista caratteristico. L'ossidazione totale dell'acido oleico porta alla formazione di acido pelargonico e acido azelaico. L'acido pelargonico viene impiegato come erbicida, mentre gli esteri presentano un più ampio ventaglio di applicazioni che possono trovare nel settore della cosmesi, nel settore della detergenza e negli ultimi anni sono stati valorizzati come solventi per la produzione di vernici a base vegetale. L'acido azelaico invece viene prodotto nel caso dei biopolimeri e nel settore della cosmesi. La reazione di esterificazione avviene utilizzando acido solforico come catalizzatore. Questa reazione si chiama Fischer, esterificazione di Fischer.
l'acidosolforico è molto problematico da adattare e quindi per diminuire l'impatto che presenta questa reazione di esterificazione sono stati ideati dei nuovi processi catalitici che utilizzano l'acido di Lewis, come ad esempio ioni cationi bivalenti come lo zinco. Il progetto di tesi è stato quindi quello di determinare qual è il miglior catalizzatore da poter utilizzare per la reazione di esterificazione a base di zinco, ottimizzarne quindi le condizioni di reazione, come per esempio il rapporto acido-alcol e la quantità di catalizzatore impiegato, e effettuare uno screening sul substrato, compresi anche polialcol come glicerolo e pentetilglicol. La reazione di esterificazione è una reazione di equilibrio, quindi per aumentarne la resa è possibile seguire due vie di sintesi. La prima è quella di aumentare il rapporto acido-alcol, consigliabile se si utilizzano degli alcol basso bollenti. La seconda invece è quella di allontanare eventuali sottoprodotti, che nel caso della reazione di esterificazione è l'acqua, consigliabile se si utilizzano degli alcol alto bollenti. Nel nostro caso le reazioni sono state condotte equipaggiando un pallone di reazione con una testa di Claisen unita a una fascetta riscaldante impostata alla temperatura di 100 gradi centigradi. Questa temperatura permette l'allontanamento dell'acqua dall'ambiente di reazione attraverso distillazione ed eventuale condensazione di prodotti e reagenti alto bollenti. A valle della testa di Claisen è stato montato un gocciolatore Schlenk, un gocciolatore e un tubo di Schlenk, in modo tale da poter monitorare l'andamento della reazione a seconda di volume di acqua recuperato. Le conversioni sono state calcolate mediante spettroscopia HNMR, andando a effettuare il rapporto tra l'integrale del segnale dei protoni sul carbonio del prodotto indicato con la lettera A ed la somma del segnale dei protoni sul carbonio indicato con la lettera B, sia del prodotto che dei reagenti. È stato quindi effettuato un primo screening sui sali di zinco in modo tale da poterne valutare la natura basica e coordinante dell'anione. Le reazioni sono state condotte a 170 gradi centigradi in presenza di acido pelargonico e alcol 2-etilesilico. La reazione in assenza di catalizzatore permette di verificare l'attività catalitica dell'acido pelargonico, dato che quest'ultimo si comporta come acido di Bronsted. Difatti, dopo 2 ore di reazione si ha una conversione pari al 71%. Mentre questa conversione rallenta man mano che la reazione procede, arrivando a una conversione dopo 4 ore dell'88% più o meno. È possibile, dato che comunque l'acido viene consumato man mano che la reazione progredisce e poi c'è una riduzione dell'acido stesso nell'essere prodotto. Da questa sintesi è possibile determinare 2 risultati contrastanti, dettati dal perclorato e dal tetrafluoroborato. Questi due anioni possono essere paragonabili chimicamente sia a delle basi di Bronsted che a delle basi di Lewis. Per perclorato si è ottenuta una conversione estremamente elevata, arrivando ad una conversione totale dopo 2 ore di reazione, mentre per il tetrafluoroborato la conversione è stata analoga a quella ottenuta in assenza di catalizzatore. È possibile concludere quindi che i composti migliori per la reazione di esterificazione sono quelli che presentano natura basica, come ad esempio l'ossido di zinco, ed eventuali anioni basici, come ad esempio lo zinco carbonato. È stato sintetizzato anche per l'occorrenza un composto di coordinazione contenente la fenantoanina come legante NM bidentato. La presenza della fenantoanina nell'intorno di coordinazione ne inibisce l'attività catalitica. È stato quindi scelto ossido di zinco come catalizzatore, dato che presenta alcune proprietà benefiche, quali un basso profilo ecotossicologico, un basso costo e facilmente reperibile. Quindi si è passato ad ottimizzare le condizioni di reazione. La percentuale di catalizzatore è stata valutata in maniera comparativa, effettuando test catalitici prima allo 0,5, all'1 e al 2%, che hanno restituito una conversione totale, maggiore o uguale al 99%, rispettivamente in 5, 4 e 3,5 ore. Si è utilizzata quindi la percentuale di catalizzatore pari all'1%, dato che la soluzione risultante col 2% è stata difficile da trattare. È stato quindi determinato l'effetto del rapporto acido-alcol, calcolandolo prima in condizioni stoichiometriche e poi con un eccesso del 10, 20 e del 50%. Tutte le reazioni con eccesso di alcol hanno restituito una conversione totale. Le condizioni ottimali quindi sono le seguenti: 1% di catalizzatore e un eccesso di alcol pari al 20%. È stato quindi effettuato lo screening dei substrati. Per gli acidi è stato utilizzato l'alcol esilico, ottenendo un'elevata conversione, per tutte e 4 le reazioni. Tuttavia è apprezzabile una diminuzione della conversione, delle prestazioni, al crescere della catena alifatica. Questo sistema risulta essere compatibile anche in presenza di doppi legami, come nel caso della reazione dell'acido oleico, ed eventuali gruppi carbonilici, come nel caso della reazione con l'acido levulinico.
Per lo screening degli alcol invece è stato utilizzato l'acido pelargonico. Anche in questo caso le conversioni dopo le 4 ore sono elevate, con una conversione maggiore risultante dall'alcol 2-etilesilico. È stata effettuata anche la bontà, è stata determinata anche la bontà del sistema catalitico in presenza di polialcol, per esempio con il pentaritritolo e il glicerolo. Con la reazione con il pentaritritolo è stata effettuata con acido pelargonico in condizioni quasi stereometriche, andando ad utilizzare un rapporto acido-alcol pari al 4.1:1 ed una percentuale di catalizzatore pari all'1%. La reazione con il glicerolo, invece è stata effettuata a 170 gradi centigradi con una percentuale di acido alcol pari al 3.1:1 e una percentuale di catalizzatore pari all'1%, ottenendo una conversione del 99%. È possibile quindi concludere che è stato sviluppato e ottimizzato un sistema catalitico a base di ossido di zinco per la produzione di esteri partendo da acidi grassi con alcol altobollenti. Il protocollo presenta un basso profilo, un basso impatto ambientale. Attraverso lo screening del substrato è possibile verificarne la versatilità del sistema e sviluppi futuri si concentreranno sul riciclo del catalizzatore impiegato, lo scaling up del sistema ed l'ampliamento di possibili prodotti di interesse. Grazie per l'attenzione. Grazie Giuseppe, ci sono domande? Buongiorno a tutti. I pesticidi svolgono un ruolo fondamentale nella moderna agricoltura e produzione alimentare, ma in particolar modo il loro largo impiego ha destato grande preoccupazione sugli effetti dannosi. Effetti dannosi sia sull'ambiente che sulla salute umana. Ed è per questo che in tale lavoro di tesi siamo soffermati sulla simazina, ovvero un pesticida appartenente alla famiglia delle setirazine, sono i pesticidi selettivi persistenti, la quale è stata introdotta per la prima volta dalla Swiss Company GR Guide nel 1956 ed è stata ampiamente utilizzata nel campo del controllo preemergente di erbe annuali o erbe infestanti a foglia larga o anche come albicida. Oggigiorno in molti paesi del mondo tale pesticida non è più utilizzato, in particolar modo proprio a causa della ricalcitrazione delle setirazine contro il degrado chimico e biologico ha portato infatti al loro accumulo nell'ambiente. In Italia infatti esiste l'allegato numero 5 della dichiarazione legislativa 152 del 2006 che stabilisce i limiti sicuri di atrazina nelle acque e nel suolo, in particolar modo dei valori di 0,3 microgrammi sul litro nell'acqua e di un range che varia tra 0,01 a 1 milligrammo su chilogrammo nel suolo. Proprio per mitigare gli effetti dovuti all'inquinamento da parte dei pesticidi è importante lo studio di tecniche di mozione. In letteratura sono portate una serie, tra cui degradazione fotocatalitica, processo di ossidazione avanzato, processo fotopente e ozonizzazione. In particolar modo però ci siamo soffermati in tale lavoro di tesi sull'assorbimento. Questo perché presenta numerosi vantaggi rispetto alle tecniche elencate sempre in precedenza, tra cui bassi costi di manutenzione, alta efficienza di rimozione e forte biocompatibilità. Lo scopo infatti di tale lavoro di tesi è stato quello di sviluppare una serie di due modelli matematici in grado di simulare il processo di adsorbimento di un generico pesticida da soluzione acquosa in un sistema batch, utilizzando come adsorbente un solido poroso. Lo studio paramagnetico effettuato poi sui due modelli matematici ha evidenziato come essi influenzano sulla capacità assorbente del materiale e a titolo esemplificativo il modello è stato poi testato su dati sperimentali relativi alla rimozione di simazina da silice poroso e zeolite HY. Prima di andare a descrivere il modello matematico c'è la necessità di dover fare delle precisazioni. Nessuno dei passaggi definiti è stato considerato determinante per la velocità, in questo modo vengono presi in considerazione tutti i fenomeni fisici. Il sistema considerato, come accennato in precedenza, il sistema lavoro in batch e il modello proposto tiene conto di dei domini, diffusione esterna, diffusione nepore, diffusione superficiale.
Il primo modello proposto descrive il sistema attraverso l'utilizzo di una cinetica lineare, la cui equazione è riportata in diapositiva. A tale sistema sono stati effettuati una serie di bilanci di materia. Il primo è stato effettuato un bilancio sul bulk in soluzione, il secondo invece è un bilancio intraparticellare, di cui il primo bilancio, come potete vedere, definisce il fenomeno di trasporto relativo alla diffusione esterna, mentre invece il secondo bilancio, ovvero il bilancio intraparticellare, tiene conto dei fenomeni di trasporto che vengono all'interno della particella, quindi legati alla diffusione interna al poro e lungo la superficie interna del poro. A contorno sono state definite le condizioni a contorno. La prima condizione definisce una condizione di simmetria tra la concentrazione di aria solvata nel liquido dei pori rispetto al centro della particella. La seconda condizione a contorno invece definisce una condizione di eguaglianza tra i due flussi interno e esterno della particella rispetto alla superficie esterna della particella stessa. Tale modello è stato risolto attraverso l'utilizzo di un software GPROMS, i cui risultati sono stati riportati in slide. In particolar modo è stata riportata la variazione della concentrazione di adsorbato sulla superficie solida in funzione del tempo e come varia lungo il raggio della particella. Da quello che si può osservare è che la concentrazione è massima all'esterno della particella, questo perché la concentrazione di Bach varia nel tempo e non è costante, è direttamente quindi correlata alla condizione a contorno in superficie che ha dipendenza detta quindi da essa. Su tale modello è stato effettuato uno studio parametrico, ovvero sono state effettuate una serie di simulazioni in cui sono stati fatti variare i parametri riportati in tabella. I parametri ritenuti costanti invece sono stati densità della particella e grado di vuoto. I risultati ottenuti, alcuni esempi sono stati riportati, da come si può osservare a piccoli valori di raggio della particella il sistema raggiunge una condizione di plateau sempre in tempi minori. Invece per la variazione della concentrazione iniziale dissoluta nel bulk liquido in soluzione si osserva che maggiore il valore di tale parametro, maggiore la velocità con cui il sistema raggiunge la condizione di plateau, maggiore invece il ρb, maggiore la velocità con cui il sistema assorbe. Il secondo modello proposto invece descrive il sistema attraverso l'utilizzo dell'equazione dell'isoterma di Langevin, la cui equazione è sempre riportata in diapositiva, e sono stati effettuati anche su tale modello due bilanci di materia, come nel caso precedente un bilancio di Bach in soluzione e un bilancio intraparticellare. Sono state correlate condizioni a contorno a tale modello, come visto in precedenza abbiamo la prima relazione a contorno che definisce una condizione di simmetria sempre rispetto al centro della particella, e la seconda condizione che invece definisce una condizione di uguaglianza tra i due flussi esterni lungo la superficie esterna della particella. Anche in questo caso il modello è stato risolto attraverso l'utilizzo di un programma e software che è GPROMS e i risultati sono stati riportati in due diagrammi di superficie. In particolare è stato riportato sia la variazione della concentrazione di adsorbato sulla superficie solida, sia la variazione della concentrazione di adsorbato nel liquido nei pori. E quello che si può osservare, come il caso precedente, è la concentrazione massima all'esterno della particella, questo sarebbe dovuto al fatto che la concentrazione di Bach non risulta essere costante nel tempo. Anche in questo caso è stato effettuato uno studio parametrico in modo da andare a vedere come tali parametri influenzano il processo di assorbimento descritto da tale modello. I parametri sono riportati in tabella, in più rispetto allo studio parametrico effettuato per il primo modello c'è il parametro CS star, il quale è presente all'interno dell'equazione di isoterma di Langevin e rappresenta la concentrazione di saturazione limite a cui il sistema può raggiungere. I parametri tenuti costanti sono uguali a quelli tenuti costanti per la simulazione del primo modello. I risultati ottenuti da tale studio parametrico ci mostra il seguente andamento. Anche in questo caso per valori molto piccoli di raggio della particella si avrà una capacità assorbente del sistema maggiore, la variazione di concentrazione iniziale dissoluta nel bulk liquido anche in questo caso maggiore è il valore di tale parametro, maggiore è la velocità con cui il sistema raggiunge la condizione di plateau, maggiore è il valore ρb, maggiore è la capacità assorbente del nostro sistema. A titolo esemplificativo è stato implementato il modello su dati sperimentali ottenuti dal gruppo di ricerca della professoressa Sannino del Dipartimento di Agraria di Portici. In particolar modo è stato riportato in slide il sistema Simazina su zeolite, i cui dati sperimentali sono stati ottenuti alle condizioni di pH 6.5 e a temperatura di 25 Celsius. In conclusione, dunque, i risultati ottenuti dallo studio parametrico dei due modelli proposti ci ha evidenziato che il modello ha elevata flessibilità nel descrivere una vasta gamma di situazioni, in particolar modo l'applicazione del modello con i dati sperimentali relativi alla rimozione di simazina su zeolite HY e silice porosa ha dato buoni risultati in linea con l'andamento sperimentale.
Il modello quindi può essere esteso ad ulteriori applicazioni al fine di simulare quindi il processo di rimozione di un generico pesticida, un dato materiale assorbente, una fase iniziale di sperimentazione in laboratorio. Grazie dell'attenzione. Sì, può essere stimato dalle parametro, però se ha bisogno di specifiche specificità sperimentali di isotermi di assorbimento per poterlo fare. Nel caso specifico, in particolar modo, non mi sono occupato io direttamente di tale stima di parametri, ma per quanto riguarda l'esempio riportato, non è stato stimato dalle parametri in quanto è stato applicato il primo modello esposto in tale presentazione. Il programma sono il modello è stato prima ovviamente sviluppato matematicamente e poi implementato nel software attraverso la chiamata dell'equazione che ha visto ad esempio in slide, in questo caso è una presentazione. Sì, inserito tale equazione nel software e ho ottenuto il dato. In questo caso per il sistema simazina suggerite fittava meglio il primo modello, ovvero il modello lineare. In quantità di sperimentali, con il secondo modello invece descritto dall'isoterma di Langmuir, non riusciva a dare un risultato ottimale. Nel primo modello la concentrazione massima ci si assesta, nel primo modello non è possibile poterla ricavare. Cioè, no, non viene considerato. Altre domande? Ok, grazie. Prossimo candidato. Allora, il presente lavoro di tesi si propone di studiare la reazione di bromurazione della gomma butilica con l'aggiunta di un agente ossidante. La gomma butilica commerciale è un copolimero ottenuto attraverso una reazione di polimerizzazione tra isobutene e isoprene. Quest'ultimo si lega in maniera casuale alla catena polimerica, introducendo in essa la quantità di insaturazione necessaria per l'alogenazione e la successiva vulcanizzazione. La gomma butilica viene bromurata per ottenere la gomma bromobutile, che può essere vulcanizzata più rapidamente della normale gomma butilica e contiene una percentuale in peso di bromo compresa tra l'1,8 e il 2,1% circa. I vantaggi della gomma butilica bromurata rispetto alla normale gomma butilica sono stabilità e resistenza ad alte temperature, incrementa l'adesione con altre gomme e metalli, resiste agli agenti atmosferici ed ambientali, è stabile nel tempo e presenta resistenza alla lacerazione e all'abrasione. Per tali motivi viene utilizzata principalmente nella produzione di pneumatici, guarnizioni, indumenti di protezione e nastri isolanti.
La reazione di bromurazione è una reazione di sostituzione di un atomo di idrogeno con uno di bromo e procede con un attacco alifatico del BR2 all'isoprene centrale. Si formano due isomeri, l'isomero meno abbondante, la cui struttura è definita endo, che presenta il doppio legame internamente alla catena polimerica, e l'isomero più abbondante, l'isomero eso, con il doppio legame esternamente alla catena polimerica. Ed è questo quello favorito per il processo di vulcanizzazione. Tuttavia le problematiche legate alla reazione di bromurazione sono la formazione del sottoprodotto HBr e dunque la reazione collaterale che induce l'idrobromurazione dell'1,4 isoprene e anche il riarrangiamento acido catalizzato della struttura eso e della struttura endo. Di conseguenza è necessario durante la reazione riconvertire continuamente l'HBr in Br2 e questo è possibile utilizzando un agente ossidante. In tal senso il perossido di idrogeno si rivela particolarmente valido sia perché è facile da introdurre nell'ambiente di reazione sia perché garantisce alti gradi di riconversione dell'HBr in Br2. Quindi l'obiettivo del presente lavoro è stato quello di determinare il miglior rapporto acqua ossigenata a bromo al fine di massimizzare la struttura eso favorita per la vulcanizzazione, limitare i sottoprodotti di reazione e ridurre la quantità di bromo aggiunto. L'apparato sperimentale utilizzato è quello mostrato in figura. In più, rispetto ai precedenti lavori sperimentali, per migliorare la miscelazione sono state duplicate le quantità di reagenti ed utilizzato un doppio sistema di agitazione formato da un baffle inserito nel reattore e una pala in teflon adattata al reattore così modificato. Il processo di bromurazione della gomma butilica consta di una serie di fasi, quali la dissoluzione del campione in esano a temperatura ambiente, l'aggiunta dell'agente ossidante a 43 gradi Celsius, la reazione con bromo molecolare, la neutralizzazione con NaOH, il lavaggio con acqua e il trattamento termico. Quest'ultimo passaggio è molto importante poiché potrebbe verificarsi il riarrangiamento delle strutture che potrebbe portare a dei risultati falsati nella distribuzione dei prodotti. In questo lavoro è stato usato quello che nei precedenti lavori si è rivelato il più efficace, ovvero quello con l'ausilio di una pressa termica. La caratterizzazione dei campioni è avvenuta mediante cromatografia ionica per calcolare la quantità di bromo totale e la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare per calcolare la quantità di bromo funzionale e fare distinzione tra forme endo ed eso. Come si può vedere dallo spettro in figura, la regione in cui vanno ricercate le strutture eso, endo, l'isoprene residuo, le strutture riarrangiate è molto piccola, inoltre i segnali non sono molto intensi, di conseguenza è necessario zoomare tale regione e inoltre con l'ausilio delle equazioni trovate in letteratura e di seguito riportate sono state calcolate le quantità di bromo funzionale di strutture eso. I risultati ottenuti mostrano che dove è stata usata una quantità maggiore di bromo, ad esempio nella prova 1, che però è stata svolta in assenza dell'agente ossidante, si è ottenuta la percentuale in moli di bromo funzionale più alta rispetto a tutte le altre, ma andando a guardare la prova 3, che è stata eseguita con una quantità minore di bromo in presenza dell'agente ossidante, si sono ottenuti buoni risultati sia in termini di bromo funzionale, la cui percentuale in moli è paragonabile a quella della prova 2, dove però è stato usato un quantitativo maggiore di bromo, sia in termini di percentuale in moli di configurazione eso, il cui valore è più alto rispetto sempre a quello della prova 2, quindi la prova 3 è quella che ci ha dato i migliori risultati. Nelle prove da 4 a 7 è stata mantenuta per tutte la stessa quantità di acqua ossigenata, ma è stata diminuita progressivamente la quantità di bromo aggiunto. In particolare, andando a guardare la prova 7, che è stata svolta con la quantità minore di tutte di bromo aggiunto, si sono ottenuti buoni risultati, sia in termini di bromo funzionale, il cui valore è paragonabile a quello delle altre prove, dove però è stato aggiunto più bromo, sia in termini di configurazione eso, la cui percentuale in moli è sempre paragonabile a quella delle altre prove, sia in termini di bromo totale. Quindi il rapporto 0,65, cioè il rapporto H2O2Br2 pari a 0,65, è quello che ci ha dato dei risultati soddisfacenti.
Utilizzando ancora rapporti acqua ossigenata bromo maggiori, compresi in particolare tra 0,77 e 1, si è visto che il rapporto acqua ossigenata bromo pari a 0,77 è quello che ci ha dato i risultati migliori. In particolare, andando a guardare la prova 9, vediamo che la percentuale in moli di bromo funzionale è paragonabile rispetto a quella delle altre prove, e inoltre la percentuale in moli di configurazione ESO è la più alta rispetto a tutte le altre. E confrontando le prove 3, 6, 9, tutte svolte con la stessa quantità di bromo aggiunto, si conferma che il rapporto acqua ossigenata bromo pari a 0,77 è quello che ha dato i migliori risultati sia in termini di percentuale in moli di bromo funzionale, bromo totale e configurazione ESO. Quindi possiamo concludere dicendo che la bromurazione risulta efficace utilizzando una quantità duplicata di reagenti e un doppio sistema di agitazione. Aggiungendo l'agente ossidante è possibile ridurre l'utilizzo di bromo nel processo di bromurazione e si riscontrano buoni risultati utilizzando un rapporto acqua ossigenata bromo pari a 0,77. Per gli sviluppi futuri si andranno a studiare nuovi rapporti acqua ossigenata bromo con l'ausilio di modelli matematici. Grazie per l'attenzione. Grazie. Allora, in realtà per una questione, cioè abbiamo per la cromatografia ionica abbiamo analizzato il campione mineralizzandolo con miscela ESTA, quindi mineralizzando il campione con dallo stato solido, mentre invece per l'NMR è stato preso il campione essiccato e disciolto in cloroformio. Lei chiede una differenza in termini di... No, i dati erano pressoché comparabili, se consideriamo che comunque il bromo totale conteneva anche il bromo funzionale, cioè il bromo totale conteneva sia il bromo funzionale, sia l'HBr, sia i sali di bromo, il bromo residuo non reagito, alla fine confrontandoli comunque i risultati erano paragonabili, insomma. No, viene aggiunto prima l'agente ossidante e poi successivamente viene fatta la reazione con bromo, viene aggiunto il bromo. Esatto, sì. No, cioè... Sì, sì. Altre domande? Ok, grazie. Prossimo candidato è Benuto Marco, relatore Fanuano, relatore del Veneto. Presenta una tesi del titolo Studio del comportamento di fase della idrossiprovincia di Rosa in presenza di glicerolo e solido di sale solfato. Buongiorno. In questo lavoro di tesi è stato studiato il comportamento di fase dell'idrossiprofilcellulosa in presenza di glicerolo e sodio 12 il solfato al variare della temperatura. L'idrossiprofilcellulosa HPC è un polimero derivato dalla cellulosa che è ampiamente utilizzato nelle formulazioni industriali e che mostra un comportamento responsivo. Infatti, ad una determinata temperatura ha luogo una transizione coil to globule, come è visibile in figura, dal passaggio da coil idrofilici che rendono la soluzione limpida a globuli idrofobici che invece danno un aspetto alla soluzione torbida e lattiginosa. Questo processo è reversibile e la temperatura di transizione può essere modificata da solventi o altre molecole poste in soluzioni quali tensioattivi.
I tensioattivi sono dei composti organici che contengono un gruppo oleofobico e un gruppo oleofilico e che posti in acqua oltre una determinata concentrazione definita come concentrazione micellare critica o CMC formano delle strutture sovramolecolari che vengono definite come micelle. Inoltre i tensioattivi sono in grado di abbassare la tensione superficiale all'interfaccia liquido-gas o liquido-liquido. In questo lavoro di tesi è stato utilizzato un noto tensioattivo anionico quale il sodio idrocisolfato o anche SDS che presenta un valore di CMC quando posto in acqua a 25 gradi di 8,2 millimolare. Di grande interesse sono le interazioni tra queste due classi di composti sovracitati, ovvero il polimero e il tensioattivo, che danno interazioni che possono essere di natura elettrostatica e di natura idrofobica. Questo dipende dalle cariche che sono presenti su entrambe le specie o solo su una di esse. Infatti quando sono presenti cariche su entrambe le specie e queste cariche sono opposte, allora le forze sono prevalentemente di attrazione elettrostatica. Quando invece solo una delle due specie è carica, allora le interazioni sono di natura idrofobica. In particolare in questo lavoro di tesi il polimero risultava un polimero non ionico e il tensioattivo anionico e quindi l'interazione era di natura idrofobica. In particolare l'interazione avviene ad un valore ben definito di concentrazione definito come concentrazione di aggregazione critica o CAC. Nell'interazione tra KPC ed SDS questo valore è ben noto in letteratura è pari a 1,3 millimolare. Al di sotto della CAC entrambe le specie sono molecolarmente disperse. Al valore di CAC pari a 1,3 millimolare sia la prima interazione, mentre ad una concentrazione di tensioattivo tra la CAC e la CMC si hanno invece dei cluster di tensioattivo sul backbone del polimero che accrescono in dimensione all'aumentare della concentrazione di tensioattivo. Lo scopo della tesi è quindi stato quello di studiare il comportamento di fase dell'HPC in presenza di un noto cosolvente come il glicerolo e di SDS al variare della temperatura e infine caratterizzare gli aggregati formati all'HPC dopo la temperatura di transizione. A tal fine sono state utilizzate le tecniche del Dynamic Light Scattering o DLS che ha permesso di identificare la temperatura di transizione che è stato notato da un aumento dell'intensità di scattering e di identificare il raggio idrodinamico degli aggregati. E la spettroscopia di fluorescenza ha permesso di nuovamente identificare le temperature di transizione e confrontarle con i dati ottenuti dal DLS e infine la tensiometria con metodo di Denui ha permesso di studiare il sistema all'interfaccia in soluzione acquosa. Le misure di DLS sono state condotte per campioni contenenti polimero all'1% in peso in un range di temperature di 25-60 gradi. Questo è un tipico aspetto delle curve di DLS e si può notare come partendo dalla temperatura di 25 gradi siano presenti catene libere di grandezza 12 nanometri e aggregati polimerici all'incirca di 180 nanometri. Queste grandezze si mantengono stabili dai 25 fino ai 40 gradi centigradi. Oltrepassata questa temperatura, e quindi una temperatura di 41 gradi centigradi, le dimensioni accrescono notevolmente. Questo è stato notato poi da un aumento esponenziale dell'intensità di scattering e quindi possiamo considerare questa la temperatura di transizione del sistema. Il sistema ora analizzato è un sistema che contiene solo acqua, quindi in assenza di tensioattivo. Per facilitare la comprensione di queste curve è stato riportato il raggio idrodinamico contro la temperatura e si nota che, come in presenza di glicerolo, la temperatura di transizione sia nettamente più bassa ed inoltre la formazione di aggregati avviene a temperatura più bassa rispetto al solvente solo in acqua. In presenza invece di una concentrazione maggiore di tensioattivo e pari a 2 millimolare, gli aggregati si mantengono di dimensioni pressoché stabili, ma in presenza di glicerolo e gli aggregati sono di dimensioni mediamente inferiori rispetto al solvente solo in acqua e inoltre è da notare come il glicerolo in questo caso abbassi la temperatura di transizione di solo 5 gradi centigradi e come le dimensioni degli aggregati siano nettamente inferiori rispetto ai campioni in assenza di tensioattivo. Aumentando la concentrazione di SDS pari a 5 millimolare, quindi una concentrazione che è compresa tra la CAC e la CMC del tensioattivo, si nota nuovamente come il glicerolo abbia questo effetto di abbassamento della temperatura di transizione di circa 5 gradi e come gli aggregati in glicerolo siano più piccoli e siano anche leggermente inferiori, mediamente leggermente inferiori rispetto al campione dove è presente l'SDS in concentrazione 2 millimolare. In questo grafico è possibile quindi notare come in assenza di tensioattivo
la soluzione sia più torbida e lattiginosa rispetto alle soluzioni dove esso è presente, quindi concentrazione 2 millimolare e 5 millimolare, e ciò ovviamente è attribuibile alle dimensioni degli aggregati formati che, come visto, in assenza di denso attivo sono nettamente più grandi. La spettroscopia di fluorescenza ha permesso di confermare queste temperature ed è stata utilizzata come sonda l'ANS, che è una sonda tipica delle strutture globule e che è particolarmente sensibile alla polarità dell'ambiente. Infatti, una volta che si formano gli aggregati dopo la temperatura di transizione, al loro interno si forma un ambiente idrofobico nel quale si va a porre la sonda, e questo provoca uno spostamento del picco di emissione a lunghezze d'onda inferiori, che viene detto anche blue shift. In grafico sono riportate l'aspetto delle curve di fluorescenza nel campione acqua glicerolo, nuovamente in assenza di denso attivo e al variare della temperatura nella curva a destra, mentre nella curva a sinistra viene riportata a titolo esemplificativo invece un'unica curva dove è possibile nuovamente notare il blue shift nella differenza tra 25 e 70 gradi. Quindi, tramite la spettroscopia di fluorescenza sono state confermate le temperature già viste al DLS, e si nota come nel campione solo in acqua la temperatura di transizione sia pari a 42 gradi centigradi, mentre in presenza di glicerolo la temperatura sia nettamente più bassa e pari a 29 gradi centigradi. In presenza di SDS in concentrazione 2 millimolare, quindi di poco al di sopra l'ACC del tenso attivo, le temperature di transizione in acqua sono pari a 50 gradi centigradi, mentre nel solvente misto acqua glicerolo siano pari a 45 gradi centigradi. Inoltre, con l'aumento della concentrazione di tenso attivo, nuovamente le temperature aumentano e nella sola acqua raggiungono la temperatura di 57 gradi centigradi, nel solvente misto di 52 gradi centigradi, quindi nuovamente si ha un abbassamento di 5 gradi dovuto al glicerolo. In grafico vengono riportate appunto le temperature di transizione in funzione della concentrazione di SDS, quindi in assenza di SDS, e in concentrazione 2 e 5 millimolare, e nuovamente è visibile come in presenza di acqua la temperatura di transizione sia nettamente maggiore. In conclusione, quindi, il glicerolo è in grado di abbassare la temperatura di transizione del sistema. Nei campioni in assenza di SDS, il glicerolo è in grado di ridurre la temperatura di transizione rispetto al solvente solo in acqua di ben 14 gradi centigradi, mentre nei campioni in presenza di tenso attivo di soli 5 gradi centigradi. L'SDS però ha un effetto contrario, infatti non solo sposta la temperatura di transizione a temperature più elevate, ma promuove anche la formazione di aggregati di dimensioni inferiori. Inoltre, in una soluzione contenente acqua e polimero, l'SDS, anche in concentrazioni molto oltre la CMC, non è in grado di modificare sostanzialmente la tensione superficiale. Grazie. Grazie. Allora, passiamo alle lauree magistrali. Il primo candidato della CNS è il relatore di Fondi di Lina. Il titolo della tesi è il sorgimento di corso di grossi dall'Eco. Buongiorno a tutti. Il seguente progetto di tesi si è incentrato su uno studio dell'adsorbimento di fluoruro in acqua ultrapura utilizzando come materiale adsorbente un'idrossiodide sintetica. La World Health Organization ha incluso il fluoro nella lista dei 14 elementi che sono essenziali per la vita, questo perché non solo interviene nella mineralizzazione dei denti e ossa, ma anche perché è responsabile del mantenimento del ciclo di fertilità e dell'attivazione di alcuni enzimi che sono essenziali per la vita umana e animale. Ciononostante, un eccesso di fluoruro nell'organismo può portare a dei danni che possono essere lievi e si manifestano con fluorosi dentale, o possono essere gravi e si manifestano attraverso delle crisi neurologiche che danno danni permanenti. Per questo motivo la World Health Organization ha stabilito la concentrazione ottimale di fluoruri nelle acque potabili in un range compreso tra lo 0,5 e l'1,5 mg litro. Ed è il motivo per i quali, per appena discussi, per cui è necessario utilizzare un sistema di abbattimento del fluoro per salvaguardare l'ecosistema e la salute umana. In letteratura vi sono riportate numerose tecnologie che sono in grado di rimuovere fluoruri dalle acque. Esse si differenziano in tecniche di membrana come la precipitazione, lo scambio ionico, l'osmosi inversa e l'elettrodialisi,
e tecniche di assorbimento. Quest'ultime sono riconosciute come il metodo più che ha l'efficienza di rimozione più elevata e anche il grande vantaggio di essere ecosostenibile e quello di poter utilizzare dei materiali adsorbenti cosiddetti low cost. L'adsorbente è un fenomeno di trasferimento di massa in cui una sostanza viene, un componente si trasferisce da una miscela fluida sulla superficie di un solido attraverso un gradiente di concentrazione. L'interazione fra la superficie solida che viene chiamata adsorbente e l'inquinante presente nella soluzione fluida che viene chiamata adsorbato può essere due tipi, fisico o chimico. Nel caso dell'adsorbimento fisico abbiamo l'instaurarsi di interazioni deboli del tipo di Van der Waals o forza di Lorentz ed è un tipo di adsorbimento che non è sito specifico. Nel caso invece l'adsorbimento chimico è sito specifico abbiamo l'instaurarsi di un vero e proprio legame chimico. La totalità del fenomeno può essere descritto attraverso tre step, ossia la diffusione esterna dal bulk al film liquido che ricopre la particella, la diffusione interna che può essere divisa in diffusione intraparticellare e diffusione sulla superficie del solido e l'adsorbimento sul sito attivo. Fra i vari materiali che sono riportati in letteratura e che sono stati studiati per l'abbattimento del fluoro, il gruppo di ricerca si è incentrato sullo studio del fluorandel, che è un'idrossiepatite sintetica prodotta dalla società Dr. Eger GmbH a partire da carbonato di calcio e acido solforico. Abbiamo scelto di incentrarsi e di utilizzare questo tipo di adsorbente perché esso mostra una grossa affinità verso i fluorurati. Tale affinità è giustificata anche dal meccanismo riportato in figura che giustifica la grande affinità appunto e che ci dice come l'idrossiepatite scambi lo ione ossidile con lo ione fluoruro, trasformando quello che è un'idrossiepatite in una fluorapatite. Lo scopo del seguente progetto di tesi quindi è quello di studiare il fenomeno dell'adsorbimento di fluoruro in acqua ultrapuro utilizzando il fluorandel. Questo studio è stato diviso in tre grandi sezioni: l'adsorbimento in condizioni batch, in cui sono stati effettuati sia test termodinamici che test cinetici, in cui sono state investigate le migliori condizioni di reazione per avere un'alta efficienza di rimozione. Successivamente quei dati sperimentali sono stati interpretati ed elaborati attraverso l'applicazione di un modello diffusivo denominato ADIM, che ci ha permesso di stimare parametri che ci permettessero lo scale-up in un impianto in continuo. Gli impianti con l'adsorbimento in continuo invece sono stati effettuati test cinetici che sono stati interpretati e simulati grazie allo stesso modello implementato e infine è stato investigato quello che è la rigenerazione dell'adsorbente. L'adsorbimento in condizioni batch è stato investigato grazie all'apparato sperimentale riportato in figura, sono stati effettuati esperimenti variando la velocità di agitazione, la temperatura, la concentrazione iniziale di fluoruro e la massa di adsorbente. Successivamente è stato applicato il modello matematico riportato in slide attraverso il software G-PROMS. Il modello matematico è costituito da due termini di accumulo che descrivono il comportamento del fluoruro nel liquido che riempie il poro e il comportamento del fluoruro sulla superficie del solido stesso. La somma di questi due termini è uguale alla diffusione nel liquido del poro e la diffusione sulla superficie del poro stesso. Gli esperimenti di equilibrio invece sono stati effettuati mediante l'apparato sperimentale riportato in figura, dove notiamo delle vaie in cui sono state messe a contatto una soluzione di concentrazione di fluoruro a contatto con una massa di adsorbente via via crescente. I dati di equilibrio sono stati fittati tramite il software MATLAB utilizzando l'isoterma di Frenelich. Il fitting ci ha permesso di stimare due parametri importanti che sono la costante di Frenelich KF e N, il parametro di eterogeneità. I dati cinetici mostrano come il mass transfert esterno non è uno step limitante per quanto riguarda il processo, infatti a diverse velocità di agitazione non notiamo una variazione della cinetica di adsorbimento. Viceversa invece la concentrazione iniziale di fluoruro influenza notevolmente la velocità di la cinetica di adsorbimento, questo perché all'aumentare della concentrazione di fluoruro aumenta la pendenza iniziale della curva, della curva mostrata in figura. Allo stesso modo, utilizzando una massa maggiore di adsorbente, notiamo un aumento della velocità di agitazione, mentre per quanto riguarda la temperatura non abbiamo effetti apprezzabili. Inoltre il parity plot riportato in slide dimostra come il modello applicato ADIM interpreta molto bene i dati sperimentali. Grazie a esso siamo riusciti a stimare dei parametri fondamentali che sono la diffusività superficiale e la tortuosità. I dati cinetici dell'adsorbimento in continuo invece sono stati effettuati utilizzando l'apparato sperimentale riportato in figura, che è costituito essenzialmente da una pompa e da una colonna impaccata e da un sistema di prelievo.
Come si può notare, anche in questo caso abbiamo applicato il modello ADIM con il software G-PROMS. Il modello in questo caso è stato implementato in quanto il profilo di concentrazione in uscita dalla colonna è influenzato non solo dal tempo e dal raggio della particella, ma anche dall'asse della colonna stessa. I dati cinetici mostrano come all'aumentare della portata, le curve di breakthrough, la pendenza delle curve di breakthrough subiscono un notevole incremento. Il pari di plot in questo caso riportato per il sistema in continuo invece dimostra come il modello non fitti perfettamente i dati sperimentali acquisiti, questo perché dovrebbe essere implementato attraverso un termine che include anche un termine di dispersione radiale. Infine, la tecnica di rigenerazione, gli esperimenti di rigenerazione sono stati effettuati tramite un apparato sperimentale uguale a quello utilizzato per gli esperimenti in batch. In questo caso è stato investigato il pH della reazione per ottenere la percentuale di rimozione migliore. Come si nota, il pH neutrale non viene promosso lo scambio ionico fra lo iono ossidrile e lo iono fluoruro, cosa che invece viene promossa già a pH 10 fino a un massimo di 9,7% a pH 12. A titolo d'esempio e a supporto del lavoro effettuato si riporta un caso studio di assorbimento di fluoruro, in questa volta in acqua minerale. L'acqua minerale proviene dal pozzo di Santa Maria delle Capannelle, dalla fonte di Santa Maria delle Capannelle. Anche in questo caso sono stati effettuati test di equilibrio che sono stati fittati tramite MATLAB con l'isoterma di Fendel, ottenendo il parametro di nuovo di KFN. I test cinetici ancora una volta mostrano come il mass transfer esterno non è uno step limitante del processo, in quanto non abbiamo una variazione apprezzabile della cinetica del desorbimento. Di nuovo la cinetica invece è influenzata molto dalla concentrazione iniziale di fluoruro, in quanto all'aumentare di quest'ultimo aumenta anche la cinetica del desorbimento. La pendenza iniziale della curva e quindi la cinetica aumenta anche all'aumentare della massa di adsorbente utilizzato. Il modello applicato anche in questo caso fitta molto bene i dati sperimentali, ottenendo i parametri di diffusività superficiale e di tortuosità. Infine, per i test effettuati è stato possibile osservare come il fluorante sia selettivo verso il fluoruro e non verso gli altri anioni presenti in soluzione, e sono stati inoltre effettuati test di rilascio in cui è possibile notare come il Frandel rilasci solamente in soluzione, non rilasci altre sostanze in soluzione se non una piccola percentuale di fosforo. Conclusione, in questo lavoro di tesi è stato investigato il assorbimento di fluoruro utilizzando l'osservatite sintetica chiamata Frandel, sono stati eseguiti test cinetici e test di equilibrio sia per il sistema batch che per il sistema continuo che per il sistema di rigenerazione. È stato applicato un modello diffusivo che interpreta bene i dati sperimentali per quanto riguarda il sistema batch, e un caso studio conferma questa teoria. A studi futuri il compito di effettuare uno scale-up in un impianto mini pilota. Grazie per l'attenzione. Sì, allora, la percentuale di rimozione nell'acqua minerale in termini di fluoruro ovviamente varia da testa a testa, però si va da un minimo del 34% fino a un massimo dell'85%. No, il problema non si incrementa. L'unico problema fra il passaggio del batch e il continuo, appunto, come ho detto in precedenza, è quello di includere un termine di dispersione radiale in modo da poter sfruttare bene i dati. Però non ci sono altri problemi. Altre domande? Grazie. Grazie. Il prossimo candidato è Paolo Renato, relatore di Maduano di Milano, contro relatori del Tecnico. Buongiorno. Il mio lavoro di tesi si è incentrato sullo studio del ruolo e delle condizioni di sintesi e dei coupling agents nella definizione delle proprietà chimico-fisiche di nanoparticelle di ossido di cerio. L'ossido di cerio è un ossido metallico che cristallizza una struttura cubica a facce centrate di tipo fluorite. Le applicazioni spaziano dalla catalisi al biosensing, dalla fotochimica alla nanomedicina.
in particolare come materiali nanoparticellari le cui dimensioni vanno dagli 1 ai 100 nanometri e le cui proprietà chimico-fisiche dipendono dal rapporto superficie-volume. O spontaneamente o per effetto di variabili esterne quali temperatura e pressione, l'ossido di cerio tende a formare vacanze di ossigeno. Alla base vi è un processo redox in cui il cerio 4 più si riduce a cerio 3 più e quindi sulla superficie delle nanoparticelle di ossido di cerio si avrà un rapporto tra due stati di ossidazione, il che se maggiore di 1 ne determina proprietà antiossidanti delle nanoparticelle di ossido di cerio, se minore di 1 proprietà prossidanti. Metodo di sintesi, temperatura, pH, precursore utilizzato e cupping agents, cioè agenti templanti, vanno a influenzare le proprietà chimico-fisiche e le variabili strutturali delle nanoparticelle in termini di fluorescenza, attività redox, trasferimento di elettroni, nonché l'aggregazione gerarchica. L'obiettivo del mio lavoro di tesi è stato sintetizzare le nanoparticelle di ossido di cerio attraverso due strategie sintetiche, la decomposizione termica e la sintesi idrotermale, e accompagnare alla sintesi un'ampia caratterizzazione chimico-fisica con le seguenti tecniche di indagine, quadringolix ray scattering per i parametri strutturali, dynamic scattering per le dimensioni in soluzione, transmission electron microscopy per l'analisi morfologica e spettroscopia ovivisibile di fluorescenza per le proprietà ottiche. In particolare, per quanto riguarda la decomposizione termica, sono state effettuate varie sintesi andando a variare sia il cupping agent sia la temperatura di reazione. In particolare sono state effettuate tre sintesi, una con ottilammina a 150 gradi, una con olellammina a 150 gradi e un'altra con olellammina sempre a 250 gradi. Per quanto riguarda la decomposizione termica si è partito da un precursore inorganico, il nitrato di cerio esagrato, il solvente di reazione è l'1-octadecene e si è aggiunto l'ellammina o ottilammina come cupping agent. Si è portato il sale a 80 gradi per 30 minuti al fine di dissolverlo interamente, poi si è portata la temperatura di reazione 150 o 250 gradi centigradi per un'ora sotto flusso costante di argon. Poi il sistema si è purificato con etanolo per centrifugazione e una volta tutto il surnatante le nanoparticelle sono state raccolte in solvente organico, in cloroformio. Si è raccolto in solvente organico in quanto il cupping agent si va a legare alla nanoparticella in questo modo riportato in figura, cioè abbiamo la testa polare del cupping agent, il gruppo amminico che va a interagire con la superficie delle nanoparticelle di ossido di cerio che sono cariche positivamente, mentre la coda alchilica è rivolta verso l'esterno, verso il solvente organico. Per confermare la presenza di ossido di cerio ottenuta attraverso le tre sintesi sono stati condotti profili di diffrazione della raggi X e in tutti e tre i casi, in tutte e tre le sintesi, è stata confermata la presenza di ossido di cerio. Mentre per quanto riguarda le dimensioni in soluzione e la morfologia si è riportato il confronto innanzitutto tra le due sintesi a diversi cupping agent. In particolare si può notare che la sintesi con l'ottilammina produce dal DLS una popolazione di grandi dimensioni, di circa 700 nanometri. Questo probabilmente è dovuto al fatto che il cupping agent a 8 atomi di carbonio diciamo, non riesce a tenere separate le nanoparticelle e quindi sono presenti fenomeni di aggregazione. E questo lo si può vedere anche dalle immagini TEM a destra, dove sono presenti grandi aggregati. Mentre per quanto riguarda la sintesi con olellammina, che è un C18, abbiamo una maggior separazione tra le nanoparticelle e infatti questo lo possiamo notare sia dal DLS in cui è evidente una popolazione a 70 nanometri circa sia dalle immagini TEM. Inoltre per quanto riguarda la sintesi con olellammina la morfologia risulta essere regolare, in particolare è una morfologia esagonale come si può vedere da questo ingrandimento. Mentre per quanto riguarda le proprietà ottiche delle nanoparticelle prodotte a diversi cupping agent, possiamo vedere che la sintesi con olellammina ha prodotto nanoparticelle che assorbono nell'ultravioletto, a differenza di quelle con ottilammina in cui è evidente un ampio assorbimento nel visibile. Questo probabilmente sarà dovuto a un diverso rapporto tra i due stati di ossidazione che stanno sulla superficie delle nanoparticelle di ossido di cerio. Ovviamente questo è un dato da confermare, deve essere confermato da analisi XPS. Mentre per quanto riguarda la spettroscopia di fluorescenza, citando la lunghezza d'onda di assorbimento, si può notare come le nanoparticelle prodotte con olellammina assorbono a 589 nanometri, quindi nel giallo,
mentre quelle prodotte con ottilammina nel giallo arancio. In particolare in questo caso si può notare un anomalo doppio picco di fluorescenza che non è stato mai studiato per le nanoparticelle di ossido di cerio, ma ci sono degli studi preliminari sulle nanoparticelle metalliche tipo di oro o di argento e probabilmente è un fenomeno dovuto al rad splitting, dovuto alla separazione ai vuoti che si installano tra nanoparticella e nanoparticella. Ovviamente questo è un oggetto di studio in quanto per queste nanoparticelle di ossido di cerio non si è mai verificato e quindi deve essere approfondito. Mentre per quanto riguarda l'effetto della temperatura sulle proprietà chimico-fisiche delle nanoparticelle di ossido di cerio, si è riportato il confronto sia per quanto riguarda le dimensioni in soluzione sia per quanto riguarda la morfologia tra le nanoparticelle. In particolare si può notare che le nanoparticelle prodotte con olio in lamina a 250 gradi, quindi a temperatura più alta, ha prodotto una popolazione di 5 nanometri. E dall'indagine TEM invece vediamo proprio che questi 5 nanometri non sono dovuti a fenomeni di aggregazione, bensì è la singola nanoparticella insieme al cupping agent, in particolare il raggio idrodinamico. Ed è proprio in accordo con il valore del raggio che noi andiamo a ricavare dall'immagine TEM, sia dalla lunghezza della catena alchilica che andiamo a ricavare da equazioni empiriche. Quindi possiamo vedere come con il cupping agent a catena lunga, a temperatura più alta, abbiamo una buona separazione tra le nanoparticelle. Mentre per quanto riguarda le proprietà ottiche, si può vedere che non ci sono grosse differenze sia in termini di proprietà di assorbimento sia in termini di proprietà di fluorescenza, in quanto le nanoparticelle assorbono entrambe nell'ultravioletto, mentre emettono entrambe nel giallo. Oltre alla decomposizione termica è stata effettuata un'altra strategia sintetica che è la sintesi idrotermale. In particolare si è partita da una soluzione acquosa 0,5 molare del nitrato di cerio esedrato, come agente ossidante è stata utilizzata l'acqua ossigenata e per modificare il pH della reazione è stata utilizzata una soluzione ammoniacale. Il sistema si è portato a 80 gradi per 60 minuti a pH 8,8, poi si è purificato con etanolo e si è prodotto idrossido di cerio. Poi si è effettuato un trattamento termico a circa 100 gradi per 24 ore in un mini reattore in teflon a pH 10. Poi il sistema si è ripurificato e lo stoccaggio è stato effettuato in ambiente acquoso. E in questo caso, a differenza della sintesi per decomposizione termica, si sono prodotte nanoparticelle nude senza cupping agent. Anche in questo caso, per verificare la presenza di ossido di cerio, è stato condotto il profilo di diffrazione dei raggi X. E anche in questo caso è stato confermato. Mentre per quanto riguarda le proprietà di dimensioni in soluzioni morfologiche, si può notare anche in questo caso, come nella sintesi con l'ottilammina, abbiamo la presenza di grossi aggregati, di cluster, e questo si può vedere sia dal DLS in cui la popolazione è di 500 nanometri circa, sia dall'immagine interna. Mentre per quanto riguarda le proprietà ottiche, le nanoparticelle di ossido di cerio prodotte per sintesi idrotermale assorbono nell'ultravioletto ed emettono nel rosso. Anche in questo caso è evidente questo anomalo doppio picco di fluorescenza che deve essere attentamente studiato. Quindi in conclusione le nanoparticelle prodotte per decomposizione termica rispetto a quelle prodotte per sintesi idrotermale hanno prodotto particelle monodisperse di dimensioni inferiori e con morfologia più irregolare. Questo è dovuto ovviamente al ricoprimento con coating anfifilico che facciamo utilizzando un agente templante, un cupping agent, e quindi si è voluto studiare sulla decomposizione termica l'effetto del diverso agente templante e della temperatura. In particolare si è visto che per quanto riguarda le nanoparticelle prodotte con diversi cupping abbiamo differenze sia in termini di dimensioni, morfologia che in termini di proprietà ottiche, in quanto le dimensioni in soluzione con ottilammina sono di 700 nanometri rispetto a quelle con olio in lamina che sono di 70 nanometri, la morfologia è irregolare per quanto riguarda la sintesi con l'ottilammina, mentre esagonale per quanto riguarda la sintesi con olio in lamina, e gli assorbimenti per quanto riguarda l'ottilammina sono nel visibile, mentre per quanto riguarda l'olio in lamina sono nell'ultravioletto. Mentre abbiamo riscontrato differenze tra nanoparticelle prodotte a temperatura differente soltanto per quanto riguarda le dimensioni in soluzione e la morfologia.
perché per quanto riguarda le proprietà ottiche abbiamo che entrambe le nanoparticelle assorbono nell'ultravioletto ed emettono nel giallo, mentre per quanto riguarda le dimensioni in soluzione, le nanoparticelle prodotte con olio lamina a 250 gradi sono ben separate e quindi si riesce a leggere una popolazione di 5 nanometri. La morfologia risulta essere più regolare e in particolare risulta essere una morfologia sferica. Grazie per l'attenzione. Grazie Renato. Ci sono domande? Sì. Facciamo prima sciogliere il sale inorganico in acqua e poi dopo andiamo ad aggiungere l'acqua ossigenata. No, perché la letteratura è la mia condizione ottimale. Sì. Particelle dipende, allora, innanzitutto diciamo ultimamente si stanno studiando le applicazioni per quanto riguarda l'ambito biomedico, in particolare in quanto noi abbiamo sulla superficie delle nanoparticelle un rapporto tra i due stati di ossidazione dovuto alle vacanze di ossigeno, spesso questo ne determina proprietà antiossidanti o prossidanti delle nanoparticelle, quindi possono essere utilizzate se opportunamente funzionalizzate, quindi messe in ambiente acquoso, possono essere utilizzate nei farmaci per la terapia antiossidante, quindi per tutte quelle malattie che prevedono. Altre domande? Secondo la sua esperienza, sì. Del C18 dell'orellammina? Forse secondo me diciamo più in termini di proprietà ottiche dovrebbe avere un ruolo. Dovrebbe avere un ruolo perché comunque sappiamo che sono evidenti assorbimenti pi greco pi greco star dovuti al doppio legame e in questo caso diciamo aiuta anche tutto il sistema diciamo ad avere maggiori proprietà di assorbimento, il che le potrebbe essere rese utilizzabili ad esempio tipo come nelle creme solari al posto delle nanoparticelle di ossido di titanio o ossido di zinco che sono più comunemente utilizzati. Buongiorno a tutti. Il mio lavoro di tesi si è incentrato sulla sintesi e caratterizzazione chimico-fisica di nanoparticelle di ossido di zinco dopate con fluoro per applicazioni sensoristiche. L'ossido di zinco è un materiale che può essere ritrovato in natura in tre forme cristalline differenti, che sono la zinco blenda, il sale di roccia e la wurtzite. A temperatura e a pressione ambiente però quella più stabile è l'esagonale di tipo wurtzitico, in cui lo zinco è circondato tetraedricamente da 4 atomi di ossigeno e viceversa. Dal punto di vista commerciale, questo ossido inorganico è applicato come pigmento nell'industria artistica, nell'industria elettronica per la creazione di luci LED, nell'energetica per la creazione di celle fotovoltaiche e negli ultimi anni si sta inserendo anche nel contesto del biosensing, vista la possibilità di sintetizzare questo materiale come materiale nanoparticolato, le cui proprietà dipendono sia dalle dimensioni che dalla morfologia delle particelle. Queste proprietà possono essere ulteriormente implementate dall'aggiunta di un agente dopante. Noi nei materiali possiamo individuare una banda di valenza e una banda di conduzione che nel caso dei semiconduttori e degli isolanti si ritrovano ad una certa distanza in termini energetici, chiamata banda proibita. E il dopaggio è in grado di creare dei livelli intermedi tra queste due bande dove gli extra carrier si possono andare a posizionare con maggiore facilità e questo va a implementare le caratteristiche sia di conducibilità che di fluorescenza.
Per questo lavoro di tesi si è scelto di utilizzare un sale fluorurato come agente dopante e, come si può osservare dallo schema a destra, il fluoro si va a inserire proprio nelle vacanze di ossigeno che sono naturalmente presenti all'interno del materiale. Quindi l'obiettivo della tesi è stato lo sviluppo e la caratterizzazione di queste nanoparticelle di ossido di zinco dopate con fluoro ed è stato identificato un primo protocollo di deposizione di queste nanoparticelle su dei supporti solidi. La sintesi è avvenuta a diversi tempi di reazione con due diversi trattamenti termici al fine di studiare le proprietà morfologiche, le proprietà ottiche e le proprietà strutturali. La caratterizzazione è avvenuta mediante una combinazione di più tecniche di analisi quali la diffrazione dei raggi X, microscopia elettronica a trasmissione, diffusione dinamica della luce, spettroscopia di assorbimento UV visibile e di fluorescenza e, per la caratterizzazione dei supporti, si è fatto uso di reflettività neutronica. Questo lavoro di tesi riprende un protocollo di sintesi già messo a punto in letteratura, che però utilizza dei tempi di reazione di 18 ore, che portano alla creazione di cristalli, alla formazione di cristalli di dimensioni micrometriche. Ecco perché per questo lavoro di tesi si è scelto di diminuire il tempo di reazione al fine di controllare sia le dimensioni che la morfologia. La sintesi idrotermale prevede sei step fondamentali, che sono la solubilizzazione dell'acetato di zinco diidrato, che è il precursore di queste nanoparticelle, in etanolo e in presenza di trietilammina sotto vigorosa agitazione. Viene aggiunta poi l'acqua, si aggiunge l'agente dopante, che è l'idrogeno di fluoruro d'ammonio, e il tutto viene trasferito all'interno di un mini reattore in teflon e posto in stufa a 120 gradi per un tempo di 2 o di 4 ore. A seguito poi avviene il lavaggio delle nanoparticelle mediante centrifugazione e lo stoccaggio in etanolo. Dalla tabella è possibile osservare il peso del sale dopante e i tempi di reazione scelti per la sintesi. Sono state anche condotte delle sintesi a tempi inferiori alle 2 ore, però questo non ha permesso alle nanoparticelle di formarsi e quindi separarle per centrifugazione. Al fine poi di studiare come la metodologia di sintesi influenzasse sia le dimensioni che la morfologia, le nanoparticelle sintetizzate a 2 ore, con 2 ore di trattamento idrotermale sono state confrontate con quelle sintetizzate con un'altra metodologia di sintesi, che è la sintesi in riflusso. Essa prevede sempre 6 step, di cui il primo è la solubilizzazione dello stesso precursore inorganico, questa volta in metanolo sotto riflusso. Viene aggiunto poi l'agente dopante, si aggiunge una soluzione basica di KOH e metanolo e si lascia agire il sistema per 2 ore. A seguito poi avviene il lavaggio, come citato precedentemente, per la sintesi idrotermale mediante centrifugazione e uno stoccaggio in metanolo. Tutte le nanoparticelle sintetizzate sono state studiate dal punto di vista strutturale mediante diffrazione di raggi X e si può osservare dai profili di diffrazione che la fase cristallina presente all'interno di queste nanoparticelle è proprio ossido di zinco di tipo cursitico, i cui picchi sono stati indicizzati come in alto sia per la sintesi idrotermale che per la sintesi in riflusso. E questa cella cristallina non viene né modificata dall'aggiunta dell'agente dopante né cambiando il tempo di reazione. A seguito dello studio strutturale poi si è portato avanti uno studio sulle dimensioni e sulla morfologia di queste nanoparticelle mediante DLS e TEM. Dai grafici DLS per la sintesi idrotermale si possono osservare delle popolazioni con un raggio idrodinamico compreso tra i 140 e i 600 nanometri. E è deducibile da queste curve che all'aumentare del tempo di reazione aumenta il raggio idrodinamico di queste nanoparticelle, cosa che si può osservare anche all'interno delle immagini TEM. Infatti, per il trattamento a 2 ore trattamento idrotermale a 2 ore, possiamo vedere come le dimensioni in termini di diametro siano di circa 100 nanometri di queste nanoparticelle, mentre invece per il trattamento a 4 ore queste dimensioni tendono ad aumentare, diventando 150-200 nanometri. Quindi si può osservare che il tempo di reazione all'aumentare di esso aumentano le dimensioni delle nanoparticelle. Per la sintesi in riflusso sono state fatte le stesse analisi e si può osservare dai grafici DLS due popolazioni, una popolazione a 17 e una popolazione a 25 nanometri rispettivamente per quella dopata e quella non. Dalle immagini TEM è possibile osservare che le dimensioni sono molto più piccole rispetto alla sintesi idrotermale, infatti abbiamo dei diametri di circa 5 nanometri e una morfologia molto più omogenea rispetto al caso precedente. A seguito poi di questo studio strutturale e morfologico sono state analizzate e studiate le proprietà ottiche, in particolare quelle di
nanoparticelle di ossido di zinco prodotte per sintesi idrotermale con un trattamento termico a 2 ore, confrontate con quelle in riflusso. E per la sintesi idrotermale si possono osservare degli spettri di assorbimento con un picco a 380 nanometri, che non viene modificato dall'aggiunta dell'agente dopante, cosa che invece non si può dire per lo spettro di emissione. Infatti nello spettro di emissione sono, ci sono praticamente 2 picchi, uno a 560 e uno a 650 circa, i cui però rapporti di intensità relativa vengono alterati, in particolare aumentano di circa 3 volte quando si introduce l'agente dopante. E quindi questo fa capire che la presenza del dopante ha effettivamente migliorato le caratteristiche di fluorescenza. Per la sintesi in riflusso invece lo spettro di assorbimento non cambia, anche qui abbiamo un picco a 350 nanometri e lo spettro di emissione presenta una banda molto larga, centrata intorno ai 500-550 nanometri, che dà una colorazione gialla a questi sistemi sotto luce di Wood. Le nanoparticelle poi che hanno presentato migliori caratteristiche sia in termini di dimensioni che di proprietà ottiche sono state depositate mediante drop casting su dei supporti a base di silicio al fine di definire un primo protocollo di deposizione. E questi film analizzati sono stati studiati e caratterizzati presso la facility MLZ di Monaco mediante reflettività neutronica. La reflettività neutronica è una tecnica di scattering neutronico basata sul fenomeno di riflessione che dà informazioni strutturali in direzione perpendicolare al piano del film che si sta analizzando. E dal fitting dei dati sperimentali è possibile andare a ricavare dei valori strutturali del film, quali lo spessore e la rugosità. Il fitting dei dati sperimentali per questo lavoro di tesi è stato fatto mediante il software Auror, utilizzando un modello a 2 livelli. Nel primo livello abbiamo il silicio, che è il supporto su cui sono state depositate le nanoparticelle, e il secondo strato è composto dalle nanoparticelle di ossido di zinco depositate mediante drop casting. E qui sono inseriti i valori di spessore e rugosità delle 4 deposizioni effettuate. Si può osservare che per la sintesi idrotermale in blu, in basso, ci sono dei valori di spessore più elevati rispetto a quelli in riflusso, e questo è in accordo con le dimensioni e la morfologia analizzate e presentate precedentemente. Su questi film analizzati poi è stato depositato l'aptamero TBA, che è stato scelto come biomolecola modello per lo sviluppo futuro di un biosensore. L'aptamero TBA è un oligonucleotide del DNA che presenta un'alta affinità verso la trombina, che è una molecola coinvolta nel processo a cascata della coagulazione del sangue. E andando ad analizzare i profili di reflettività neutronica prima e dopo la deposizione, è possibile osservare che ci sono delle differenze tra queste 2 curve. Proprio si osserva in maniera qualitativa, e queste sono dovute al fatto che è presente la parte idrogenata, che poi è la parte organica che è stata depositata successivamente, e questo fa concludere in maniera indiretta che l'immobilizzazione dell'aptamero sia effettivamente avvenuta. Quindi in conclusione si sono sintetizzate queste nanoparticelle di ossido di zinco dopate con fluoro mediante 2 tipologie di sintesi, e l'analisi dimensionale e morfologica ha mostrato nel caso idrotermale un diametro di circa 100-150 nanometri della nanoparticella singola e una morfologia eterogenea. Per quanto riguarda invece la sintesi in riflusso, abbiamo dei diametri di circa 5 nanometri e una morfologia molto più omogenea rispetto al caso precedente. L'analisi ottica invece mostra 2 picchi di fluorescenza nel caso idrotermale centrati intorno a 560 e a 650 nanometri, i cui rapporti di intensità relativa vengono alterati, in particolare aumentano con l'aggiunta dell'agente dopante. Per quanto riguarda la sintesi in riflusso non si sono osservate le stesse variazioni di intensità, ma si osserva una banda molto larga centrata intorno ai 550 nanometri, che dà una colorazione gialla a questi sistemi sotto luce di Wood. A seguito poi le nanoparticelle così caratterizzate sono state depositate mediante drop casting su dei supporti a base di silicio e analizzate mediante reflettività neutronica, che ha restituito valori di spessore per la sintesi idrotermale di 85 e 107 nanometri e una rugosità di circa 5. Per quanto riguarda invece la sintesi in riflusso abbiamo degli spessori di 70 nanometri e una rugosità di circa 4. Su questi film poi è stato depositato l'aptamero TBA e dalle differenze delle curve sperimentali ottenute, di reflettività neutronica ovviamente, si può osservare che è presente la parte idrogenata che è dovuta proprio alla molecola organica depositata, e quindi l'immobilizzazione si può dedurre che sia effettivamente avvenuta. Grazie per l'attenzione.
Allora sì, per quanto riguarda la sintesi idrotermale, i rapporti di intensità vengono alterati notevolmente, di circa 3 volte, quindi effettivamente ha migliorato le caratteristiche di fluorescenza per la sintesi idrotermale. Per la sintesi di flusso non si sono osservate le stesse cose e molto probabilmente si dovrà aumentare la percentuale di dopaggio per andare a capire se effettivamente può essere migliorata la caratteristica, la proprietà ottica. Altre domande? Allora, grazie. Ci vediamo nella sala a fianco per elaborare il giudizio. Aspettate qua.
Quella di Italia più generale. Di lunga. Ragazzi, voi potete mettere qua. Distanziati, un pochino distanziati. Allora, gli esami di laurea sono terminati, come avete visto, e ringraziamo tutti per essere presenti in questa situazione un po' strana, però siamo riusciti a fare gli esami di laurea questa volta in presenza, con soddisfazione di tutti, sia dei candidati sia di noi della commissione. Allora, la commissione ha esaminato gli esami di laurea e i laureandi hanno superato tutti gli esami di laurea. Cominciamo con la programmazione dei triennali. Allora, Altieri Fabio ha superato l'esame di laurea con 89, 110. Caliendo Ilaria 107 110. De Marino Giuseppe 89 110. Ugoni Vincenzo 102 110. Loffredo Antimina 98 su 110. Venuto Marco 101 su 110. Non potete anche conferirmi da un amico elettore, mi proclamo dottori in chimica industriale. Passo ora ai risultati della laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale. Allora, anche i laureati magistrali hanno superato l'esame di laurea. D'Angelo Antonio con il voto 109 su 110. Maraula Renato 110 su 110 e 9. Sarcinello Vincenzo 110 su 110 e 9. La commissione vuole fare i complimenti congratularsi in particolare con Sarcinello Vincenzo per l'ottima carriera e l'ottima crisi di laurea. Con il potere di conferirmi dal magnifico lettore, mi proclamo dottori magistrali in scienze e tecnologie della chimica industriale. Tanti auguri. Auguri ragazzi. Auguri. Prima dei basi. Sì, sì, adesso. Me la puoi andare anche adesso, se vuoi. Poi devo far portare tutta sta roba.